sindaco di Ancona, alle autorità militari e civili presenti in Criale Muse, e un saluto al maestro Dante Ferretti, a tutti gli organizzatori di Prima Scena. In realtà io, Mauro, non ho molto da aggiungere, perché credo che la platea sia venuta a farmi ascoltare il maestro, non voglio togliere spazio, però che mi fa piacere evidenziare che la nostra è una terra che ha dato i natali a tanti personaggi straordinari, che noi dobbiamo apprezzare e conoscere fino in fondo, perché hanno portato la nostra regione, la nostra città nel mondo, affermando successi straordinari, conseguendo successi che noi possiamo solo condividere e gioire, e forse anche prendere l'esempio, perché il tempo che attraversiamo è un tempo dove credo che cercare di conoscere possa significare anche incuriosire e portare i nostri giovani, anche nell'ambito della formazione, ad impegnarsi per emulare queste grandi figure. Oggi ce n'è una qui in presenza con noi, che hanno testimoniato come, partendo da realtà piccole, se volete anche periferiche, che non possono essere dotate dei supporti che le grandi realtà invece hanno, sono riusciti comunque a vincere e a affermare con se stessi anche le nostre terre. Ecco, allora, terre, marche, terre di scenografi, marche, terre autentiche, vere, che credo che noi tutti dobbiamo sostenere e sostenere queste straordinarie eccellenze. Io non vado oltre, Mauro. Questo è un festival molto interessante per quello che Ancona e la Mole lo ospitano estremamente volentieri. È un festival molto interessante intanto perché mette assieme città diverse di una regione che ha la popolazione di una grande città e che quindi a volte riesce a lavorare meglio se i progetti si condividono. E poi è un festival interessante perché è un festival dedicato alla scenografia, che è quell'arte che coniuga forse al massimo grado la visionarietà e la concretezza del lavoro sul terreno, quindi mette a terra un immaginario estremamente vivace. Questa è un po' una caratteristica della nostra regione, del nostro territorio, sia nel mondo dell'impresa che nel mondo della cultura, nel mondo dell'arte. Quindi è importante che attraverso la scenografia questa cosa si festeggi. Io ho avuto la fortuna qualche mese fa, di fare un sopralluogo con il maestro Ferretti e di sentire qui alla Mole e di sentire sulla pelle proprio il fatto di essere assieme a qualcuno che vedeva cose che gli altri non vedono. All'interno di una sala che lui non conosceva, lui stava vedendo delle cose che non c'erano, lui le stava già immaginando, e quindi in realtà io non sapevo cosa stesse vedendo, ma capivo che già era partita la cosa, e questa è una cosa estremamente